Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video vediamo come realizzare una Meeting App, ovvero un sito web dove le persone possono entrare, collegare il loro wallet, in questo caso specifico MetaMask, e mintare i nostri NFT. Infatti, a differenza di come molte persone pensano, comprare un NFT su OpenSea non significa mintarlo, perché per essere su OpenSea o su qualsiasi altro exchange deve già essere stato mintato. Quindi comprarlo da OpenSea, LuxRare, Rarible significa comprare in secondary market, quindi da un utente che ha già mintato quell'NFT. E per mintare gli NFT esistono sostanzialmente due modi principali: mintarli da smart contract oppure creare appunto una minting app che permetta di mintare questi NFT da un'interfaccia grafica user friendly. Adesso però prendo il PC e vi faccio vedere come si realizza. Qui sotto in descrizione vi lascerò due link per GitHub dove potrete appunto trovare questi codici, sia quello per il contratto NFT, sia questo per la pagina HTML. La prima cosa da fare su GitHub sarà appunto andare nel file con il contratto NFT e fare Command A su Mac o Control A su Windows per selezionare tutto, poi lo copiate e vi recate nell'altro link che vi lascio qui sotto in descrizione, che vi riporta su remix.ethereum.org. E una volta su questo sito, clicchiamo qui dove c'è scritto Contracts per aprire la cartella, poi clicchiamo su questa icona qui sopra per creare un nuovo file, che in questo caso io chiamerò contratto.sol. Mi raccomando, l'estensione .sol è molto importante perché creerà appunto un file Solidity. All'interno di questo file andiamo ad incollare il contratto che abbiamo appena copiato e poi ci dovremo recare su questa icona dove, se l'autocompile non sarà attivo, bisognerà cliccare appunto qui sotto su compile contratto.sol o come voi l'avete chiamato. Questo servirà appunto per compilare e vedere se ci sono errori nel nostro smart contract. Quando apparirà questa spunta verde, ci potremo recare su quest'altra icona qui sotto. E da remix.vm clicchiamo e andiamo a selezionare Injected Provider, che servirà appunto a collegarsi al nostro MetaMask. Ovviamente, se è la prima volta, vi apparirà un pop-up di MetaMask che chiede il consenso di collegarsi, e una volta fatto vi apparirà appunto anche la rete alla quale siete connessi. Quindi, se io andassi su MetaMask e passassi dalla rete di test Rinkeby alla rete di test Ropsten, vediamo come appunto qui appare la nuova rete. Ma essendo che io non ho Ethereum di test su Ropsten, ma li ho su Rinkeby, ritorno su Rinkeby. Ovviamente la procedura funzionerebbe anche per la rete di Ethereum reale. Una volta fatto, se il contract non è già selezionato, clicchiamo qui sotto e scendiamo fino a selezionare il nostro. Ovviamente poi apparirà questo pop-up di MetaMask che ci chiederà la conferma della transazione. Noi clicchiamo su conferma ed ovviamente in base a quanto la rete è congestionata in questo momento ci vorrà più o meno tempo per confermare la transazione. Quando apparirà appunto questa spunta verde, possiamo scendere qui sotto e vedere che in Deployed Contracts c'è appunto la nostra prova Minting DApp con il suo address. Clicchiamo su questa freccettina e vediamo che scendendo ancora sotto ci dà tutte le funzioni del nostro smart contract, in particolare in blu quelle che servono a leggere dalla blockchain e che non costano nessuna gas fees per essere utilizzate, e in arancione e in rosso quelle che servono a scrivere dati sulla blockchain e che quindi per eseguirle ci costano delle gas fees. Una volta verificato che il contratto è stato deployato, clicchiamo su questa icona per copiare il contract address. E tornando su Visual Studio Code, che è l'editor di codice che sto utilizzando io, apro index.html, che è un file che dovrete creare voi e all'interno del quale dovrete copiare da GitHub tutto il contenuto. E come potete vedere, qui sotto in const API e in const address ci sono due commenti: il primo che chiede il vostro API e il secondo che chiede, tra le virgolette, il contract address. Quindi io posso anche eliminare questo commento, che ho lasciato solamente per voi in caso voleste riutilizzare questo codice, ed incollare all'interno delle virgolette il contract address che avete appena copiato. Fate Command S su Mac o Control S su Windows per salvare e poi vediamo che appunto ci chiede le API. Torniamo quindi su Remix Ethereum, di nuovo su questa icona qui sopra, e clicchiamo qui su API e facciamo copy. Una volta fatto torniamo appunto su Visual Studio Code, eliminiamo questo commento. Mi raccomando, eliminate solamente il commento, ma non quello che si trova all'esterno, quindi magari le virgolette o l'uguale, e prima del punto e virgola incollate il contenuto delle API. Non vi preoccupate se un codice è così lungo, questo è normale. Fate Command S o Control S su Windows per salvare e vediamo che salendo alla cima di questo codice troviamo qualcosa di molto interessante. Ovviamente io non vi spiegherò come funziona tutto il codice perché non voglio annoiarvi, ma sappiate che questo script SRC, che poi contiene questo
questo link serve per importare delle librerie JavaScript che ci sono utili per operare nel mondo del Web3. E vediamo che poi qui sotto facciamo delle verifiche per vedere con quale account ci siamo collegati al sito web e poi diamo la funzionalità al pulsante di Mint di appunto chiamare la funzione SafeMint dal nostro contratto, che appunto ci permetterà di mintare gli NFT. Infatti vediamo come, tornando sul Remix Ethereum e salendo un po' più in alto, vediamo che qui c'è appunto la function SafeMint che servirà per mintare gli NFT. C'è un'altra cosa però molto importante che vi voglio spiegare. Come vediamo nel contratto io ho messo 0.01 Ether come costo e voi ovviamente potete modificarlo. Però io, per mettere 0.01 qui e far mintare a quel valore, ho dovuto mettere qui sotto come value 1 seguito da 16 zeri, perché appunto è 10 elevato alla 16esima GUEI, o GUEI, dipende come vogliamo chiamarli, che è appunto un'unità minuscola di Ethereum, che è anche la stessa che si utilizza per pagare le gas fees. Quindi per avere come costo 0.01 io ho dovuto mettere 1 seguito da 16 zeri, perché appunto è 10 alla 16 GUEI. Una volta fatto ci servirà recarci sul nostro terminale e da qui far partire il comando python spazio meno m spazio http.server. Una volta scritto diamo invio. Ovviamente per fare questa operazione vi servirà installare Python, che in caso non sapeste come fare vi lascio questi due link in descrizione e nelle schede, dove vediamo tutto quello che serve per operare nel mondo del Web3 da Windows e da Mac. Ed ovviamente in entrambi faccio vedere come installare Python. Una volta fatto diamo invio e vediamo come ci dice di aver creato un server locale sulla porta 8000. Quindi io vado qui sotto sul mio browser, apro una nuova scheda e digito localhost 2.8000. Ovviamente anche a voi dovrebbe crearlo sulla porta 8000, ma in caso lo creasse su un'altra porta come la 4000 o la 8080, basterà digitare sempre localhost 2 punti e il numero che ovviamente è uscito a voi. Una volta fatto io do invio. Vediamo come, una volta dato invio, ci apparirà appunto creare una minting dApp, che è il nome che io ho dato a questa pagina. Ovviamente voi potrete dare anche un altro nome, e appena caricata ci chiederà di connettersi al nostro MetaMask. In questo caso io lo faccio connettere alla rete di test che utilizza appunto per fare questi test e clicco avanti. Poi clicco successivamente anche su connetti e vediamo come qui a fianco a wallet address sia apparso anche l'address con il quale io mi sono collegato. Una volta fatto vediamo come qui sotto c'è il pulsante mint an NFT. Io clicco su questo pulsante e ci apparirà questo pop-up di MetaMask che ci chiederà di pagare 0.01 Rinkeby ETH, perché appunto sono su una rete di test, per mintare un NFT. Io scendo qui sotto, clicco su conferma e ovviamente attendo che questa NFT sia effettivamente mintato. Per verificare posso ovviamente aprire MetaMask, andare in attività ed ecco che mentre parlavo è andata a buon fine. Quindi io adesso, volendo, posso recarmi su Remix Ethereum IDE, tornare qui sotto su questa icona per vedere appunto il contratto e qui sotto, scendendo in Total Supply, posso cliccare e mi darà ovviamente come risultato 1, perché è solamente un NFT che è stato mintato per il momento. Vi faccio vedere come, infatti, tornando su Crea una minting dApp, cliccando nuovamente su Mint an NFT, confermo anche questa volta la transazione e quando anche quest'altro Safe Mint sarà andato a buon fine, posso tornare di nuovo su Remix Ethereum, cliccare di nuovo su Total Supply e vedere come adesso è 2, perché sono stati mintati 2 NFT. E che dire, ragazzi, io spero di esservi stato utile. Lasciatemi qui sotto un commento per farmi sapere se c'è qualcosa che non avete capito e lasciate like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi anche i prossimi video sempre inerenti a questo mondo. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!